Buonasera intanto. Aspettiamo che questa live sia in diretta, che entrino gli spettatori. Intanto vedete già qualcuno. Poi passerò l'intera schermata. Chiedo se si sente bene. Vediamo. Bene, 12 spettatori, quindi stanno entrando. Abbiamo ancora un minuto, abbiamo deciso di collegarci prima per non far perdere l'opportunità a tutte le persone che entreranno. Quindi vi chiedo mezzo minuto di attesa per sapere anche se si sente. Ok, 20 spettatori. Scusate. Mi dicono che non è partito, volevo un feedback se qualcuno sentiva. A voi vi hanno detto che c'è, si sente? Ok, perfetto, abbiamo 42 spettatori. Bene, direi che possiamo partire. Bene. Buonasera, ben trovati a questa diretta di questa sera. Speriamo di non essere lunghe, speriamo di essere piene di energia, speriamo di poter passare tramite un video, uno schermo, un Facebook, quello che sta succedendo nella nostra vita, quello che sta succedendo nella mia vita, come ho scritto nel post. Io ho cambiato la mia vita grazie a Facebook. Le donne che vedrete questa sera stanno facendo altrettanto insieme a me e quindi non vedo l'ora di presentarvele, di poter farvi ascoltare la loro storia e in ognuna di loro voi potrete trovare un pezzetto di voi. Quella donna rinchiusa in una scatola, quella donna rinchiusa in un corpo non suo, quella donna rinchiusa in mille paure. Noi eravamo come te, io ero come te e guarda stasera. Non vedo l'ora di, non vedevo l'ora di essere qui, di parlarti, perché ho scoperto che cosa significa amarsi, che cosa significa aiutare gli altri, che cosa significa stare bene con se stesse. L'autostima è il nostro punto di arrivo e il nostro punto di partenza. Grazie per esserti collegata, per esserti collegato. Stasera apri bene le orecchie, il cuore, la mente e spero che a fine serata tu possa dire: oddio, che cos'è questa cosa? Sono follemente interessata a sapere che cos'è. Sono follemente interessata a iniziare questa opportunità. Bene, iniziamo con la prima. Vi presento Valeria. Eccola qua. Vi metto anche la speaker view così la potete vedere. Vediamo. Rifacciamo così. Bene, Valeria, prego. Questi minuti sono tutti per te. Buonasera a tutti, io sono Valeria, ho 35 anni, una bimba di 5 anni e ho conosciuto questo fantastico mondo nel momento probabilmente di più bassa autostima che potessi avere, nel momento più bello da un punto di vista ma anche più brutto. Più bello perché ero diventata mamma da poco, però più brutto perché non riuscivo a trovare la mia luce, come dico sempre, la mia realizzazione professionale. Io ero felicissima di essere diventata mamma, ma non potevo e non mi ci vedevo solo mamma. Io prima della gravidanza ero una maestra precaria, molto precaria, però ovviamente ero senza figli, quindi riuscivo a correre da una parte all'altra. Da un orario all'altro non avevo problemi. Poi è nata la mia Letizia e ovviamente non potevo più fare tutto questo. Avevo dei tempi da rispettare, i suoi tempi, i suoi orari e quindi non potevo più stare dietro alle supplenze, alle chiamate. Dovevo aspettare la mattina, non riuscivo ad organizzarmi le mie giornate.
E quindi ovviamente stavo a casa e non vedevo il mio futuro. Non riuscivo a capire come mi sarei potuta realizzare, perché non potevo accettare supplenze. Qualsiasi curriculum era una porta sbattuta in faccia. E quindi mi sentivo veramente con l'autostima sotto le scarpe. Pensavo che la mia vita sarebbe passata così, giorno dopo giorno, ad aspettare quel lavoro piovuto dal cielo, chissà per quale miracolo, così, senza poter realizzare il mio futuro, senza poter realizzare i miei sogni, i miei progetti, i miei, ovviamente, quelli della mia famiglia. E non c'è cosa più brutta, perché in questo periodo io in realtà ammetto di non essermi goduta neanche tanto i primi 2 anni di mia figlia, perché non mi sentivo serena, non mi sentivo realizzata, mi sentivo forzata in questa gabbia dove non c'era il futuro per me. Poi casualmente ho conosciuto questo fantastico programma che mi ha permesso di togliere i chili della gravidanza, i chili anche di tutta questa situazione che c'era un po' nella mia testa, no? Che non mi faceva neanche stare bene con me stessa. E quindi ho iniziato a seguire questo programma. Da lì le cose, io sono fermamente convinta che le cose non accadono casualmente. C'è sempre un motivo se in un momento preciso della tua vita accade qualcosa. Io ho iniziato a vedere la luce, perché ho iniziato a vedere innanzitutto a ripiacermi e poi a capire che ci poteva essere qualcosa per me, qualcosa di bello per me, qualcosa che mi potesse ridare fiducia nel mondo del lavoro e fiducia in me stessa. Io non avevo Facebook, non sapevo minimamente quello che dovevo fare, non avevo mai fatto niente di simile, io ero la classica maestrina, passatemi il termine, però la voglia di cambiare era più forte di tutto. E quindi ho deciso di iniziare questa avventura, grazie Sara, sempre, e ho imparato da zero, perché non avevo Facebook, avevo un quadernone dove mi scrivevo tutto, come fare un post, come condividere, come fare qualsiasi cosa. Però io avevo visto tante donne contente, Sara prima di tutto, che si stava realizzando, e quindi avevo pensato, ecco, questo finalmente è la mia soluzione a tutto questo periodo nero che mi ero creata intorno. Ci sono buttata come in una qualsiasi cosa nuova, ho imparato, poi le emozioni e il cuore secondo me guidano sempre le nostre azioni, ho iniziato a crescere insieme alle mie clienti, ho iniziato a crescere insieme al mio team. Oggi, che dire, se mi guardo indietro nemmeno mi riconosco, non pensavo un giorno di poter essere capace di tutto questo, di fare un live su Facebook davanti a tutte queste persone, di avere un team meraviglioso e fantastico di tante donne che stanno cambiando la loro vita insieme a me. Non pensavo di poter avere la fiducia di tante persone, non pensavo di poter stravolgere così tanto in positivo la mia vita, perché da tutto questo è arrivata felicità, è arrivata serenità, è arrivato a gioia, perché quando fai qualcosa che ti piace, ovviamente tutte le sfere della vita ne risentono in positivo. È arrivata soddisfazione economica, perché mai avrei potuto pensare che in un mese avessi potuto guadagnare quanto in 5 o 6 mesi precedente, come prima, se magari mi capitava la fortuna di fare delle supplenze con dei giorni consecutivi. Quindi veramente la mia vita si è stravolta in positivo. Alla fine io, nel momento in cui ho deciso che sarebbe stata la mia opportunità di rivincita, di riscatto, il mio piano B tanto desiderato, questo piano B è arrivato. Quindi a qualsiasi persona ascolta questo live,
Se stai ascoltando, sicuramente c'è un perché lo stai ascoltando. Le cose non succedono per caso, succedono perché le vogliamo e magari è arrivato il momento di volere qualcosa di bello nella tua vita. Assolutamente sì. Grazie. Adesso vi presento un'altra mammina, neo mammina bis, Alina, prego. Ciao, buonasera a tutte. Io sono Alina, ho 35 anni e come dicevi tu, due figli. Una di 6 anni e uno di 9 mesi che ne ha fatti da poco. Allora, io ho conosciuto il programma, fra poco ne faccio 3 anni, all'inizio del gennaio del 2015 sono entrata direttamente nel programma, innamorata, dopo 2 settimane neanche, cioè il 28 di gennaio sono entrata in attività. La mia vita prima era, facevo le pulizie, partendo da casa alle 5:30 di mattina e tornando la sera alle 18, quindi dopo tutte quelle ore di lavoro, insomma, arrivando a casa non andavo più di fare niente, ovviamente, no? Ma più che altro erano le ore che per strada, senza fare nulla, che fai? 4 ore di viaggio fra il lavoro e casa, insomma, sono tanti, no? Un giorno, ovviamente, ho visto il post su Facebook, ho detto, vabbè, perché non trasformare l'utile nel dilettevole? Da la più brava fra i miei amici che giocava Candy Crush su Facebook, sono arrivata perché mi piace a fare questa attività, no? Quindi prima 8 ore di lavoro e 4 per strada, erano 12 ore fuori casa. Adesso praticamente ho cambiato, ho iniziato a farlo perché mi è piaciuto, lo volevo fare per mia figlia, all'inizio era solo lei, e mi sono buttata con le paure. Non sapevo che cosa fosse una carta, non sapevo che cosa fosse tutte le i post su Facebook, non ho competenze in questo campo perché non ne ho. Con le paure, ovviamente, come tutte quante, ho perso i miei chili dalla gravidanza, dalla prima, anche dalla seconda adesso, uguale, non ci stanno più. Poca pancia, ma quella penso che per qualsiasi mamma è uguale, ce l'ha. E niente. Prima con il lavoro di pulizie dove io andavo tutti i giorni, la stessa famiglia, ho preso la mia libertà. Non mi sveglio più a quell'ora, sto vicino ai miei figli, anche se la grande va a scuola e la preparo, ci riesco a essere sempre vicino a lei, la porto anche alle attività extra che prima era impossibile per me perché con il lavoro non me lo permetteva proprio. Però adesso, vi dico la verità, riesco a fare molto di più che prima, manco per sogno. Una vacanza, cioè, c'ho 35 anni, la mia prima vacanza l'ho fatta l'anno scorso, 2 anni fa, scusate. Ma perché prima non me lo permettevo, cioè avevo da fare la casa, l'ho finita, l'ho costruita, l'ho finita, tutto al mio piacimento. Il mio sogno più grande è tornare a casa mia. Ci vado quest'estate, non vedo l'ora, mancano 6 mesi, cioè non vedo l'ora veramente, 6 mesi. Il mio guadagno, dovevo lavorare 3 mesi, 4 mesi per poter guadagnare quanto ho guadagnato adesso in un mese. E, in 2 anni di lavoro, che l'ho messo anche sul gruppo, il mio guadagno è quanti anni di duro lavoro, penso 8 anni del mio duro lavoro nelle pulizie per poter guadagnare in 2 anni. Cioè, per me la mia vita è veramente cambiata intanto, fra poco me ne vado a casa mia. E quello che è il mio grande sogno, lavorerò da lì, aiutando sempre più persone ovviamente, e spero che un domani arriverà anche nel mio paese, perché no? Quindi da straniera, cioè, non voglio sentire, ah, non ci riesco, non ce la faccio. Chi vuole ci riuscirà, ma ci devi essere te stessa, devi eliminare tutte le paure, cioè devi eliminare tutto, devi essere sempre positiva e veramente ce la farai. Solo questo. Grazie. Oh, l'emozione, l'emozione. È normale. Grazie Alina, che bello sentirti dire. Non vedo l'ora di tornare a casa mia, proprio bello, ed è realizzato. Moni, un'altra mammina.
Buonasera a tutti, scusate la voce, sono un po' senza fiato, mi è venuto da poco questo raffreddore, quindi sono un po' KO. Io voglio essere breve, voglio raccontare brevemente la mia storia, cosa mi ha spinto ad essere qui. E oggi vi parlo dalla Spagna, da Alicante. Io non ero una mamma casalinga, non ero una mamma che cercava in Facebook un lavoretto per arrotondare, non ero una donna che cercava un'attività per passare del tempo, per mettersi qualche sfizio, perché io il mio lavoro, questo ci tengo a dirlo, più che altro perché so che tantissime donne ci ascolteranno, mi vengono in mente tutte le mie clienti, le mie amiche che so che lavorano, quindi voglio appunto precisare questo, no? Io ho seguito il programma, me ne sono innamorata perché sono di Margherita. Le persone mi chiedevano che cosa avesse fatto, io come tante di voi che non fanno sapere nulla, manco dicevo ho fatto un programma, sto facendo, che programma è, il marchio, nulla, però fatto sta che mi chiedevano, quindi l'ho dovuto dire, l'ho detto. Nel momento nel quale l'ho detto mi è stata proposta l'attività, perché non aiuti tu queste donne? Con mille di domande, mille di paranoie, mille di dubbi, riguardo tutto, quindi l'attività, la tassazione, tutto quello che mi può venire in mente a tante di voi, alle mamme che stanno in casa di maternità, quindi tutto ovviamente l'ho passato io, con tutte queste paranoie, come mi piace chiamarle, ho aperto il codice per entrare in attività. Io avevo, come dicevo, il mio lavoro, ero dipendente di una banca, in una grande società, ero un account manager di una banca a Milano, quindi potete immaginare comunque che avevo il mio posto di lavoro a tempo indeterminato, ma che cosa mi spingeva a accettare questa proposta? Perché è una grande proposta. Il fatto di essere diventata mamma all'epoca del secondo bimbo, di comunque vedere effettivamente che qui avevo una via di uscita non economica, ma una via di uscita verso la libertà. Chiunque di voi, quindi le persone che stanno all'interno del nostro gruppo e anche le persone che ci seguono nei profili, potranno vedere come cerchiamo sempre quasi spudoratamente di trasmettere il fatto di che cos'è la libertà, di vivere ogni momento, dal lato mamma e dal lato donna, perché mi piace comunque vivere la vita. E questo è il punto principale che cerco di trasmettere a tutte le persone, la passione che ho per la vita, perché in effetti è solo una. Quindi il mio messaggio è solo questo, è dire a te che comunque sei comoda nella tua realtà, che magari ti dici chi me lo fa fare, ma perché comunque io non ho tempo, se vuoi veramente qualcosa il tempo lo troverai. Quindi lascia da parte le paure e buttati, perché sicuramente troverai un mondo che non puoi immaginare quanto potrà piacerti. Quindi questo era il mio messaggio di questa sera. Grazie, grazie Moni. A voi, grazie. Lauretta, eccoti, anche lei un'altra mammina. Ciao, mi ero distratta un attimo. Allora, sì, vi racconto brevemente anch'io di me. Io ho 35 anni, sono Laura. Quando ho conosciuto questa attività, perché io mi sono interessata prima all'attività e per il programma, era proprio perché cercavo qualcosa da fare da casa, perché avevo un'attività in proprio, avevo un bar, ed era nato da 4 mesi il mio secondo figlio, quindi non mi andava di lasciarlo subito come avevo fatto col primo, e cercavo appunto qualcosa da poter fare a casa. Quindi mi è stata proposta questa attività, ho provato il programma, mi sono trovata subito molto bene. E niente, sono partita col presupposto di pagarmi il programma. Nel giro di pochi mesi il programma mi è diventato gratis, perché appunto ero riuscita a recuperare tutta la cifra spesa, e dopo un po' si è trasformato in un vero e proprio stipendio. Quindi circa un anno e mezzo fa ho chiuso quell'attività, che ormai non sopportavo più,
E niente, ho iniziato a fare questa attività a tempo pieno e dai posti più disparati. Abbiamo visto. Attualmente mi trovo a 700 km da casa, tra i monti. E niente, quindi se avessi avuto un lavoro tradizionale, quindi con un posto fisso, oppure avessi avuto ancora la mia attività, difficilmente mi sarei potuta spostare così dall'oggi al domani. Mentre grazie proprio a questa attività sono riuscita a seguire mio marito, a fare questo cambiamento e appunto finalmente a chiudere la mia attività ormai odiata. A stare con i miei bambini, tutto quello che desideravo. Per quanto riguarda il guadagno, sicuramente molto di più di quello che si guadagna con un'attività in proprio, dove appunto magari entrano tanti soldi, ma di tuoi poi alla fine sono ben pochi. Quindi io lo consiglio assolutamente a tutte le persone che hanno proprio una propria attività da mandare avanti. Questo. Bene, grazie. Grazie a voi. Grazie, ciao. Laura, ciao. Anna, un'altra mammina da poco. Vediamo se riesco ad aprirti. Ok, buonasera. Eccomi. Ciao, buonasera ragazze, sono Anna, mi presento, ho 35 anni e anche io, come le precedenti ragazze, sono una mamma e una mamma bis da poco, con un bimbo di 5 mesi. Allora, ho iniziato fondamentalmente come, diciamo, il programma, mi piace definire dire che ho iniziato semplicemente un programma che poi si è rivelato in realtà un sogno. Non mai avrei pensato di mettermi sui social, perché comunque io ero una ragazza che lavorava tranquillamente come tutti, del resto, che non appena è rimasta incinta, però, ahimè, si è ritrovata a casa, come succede per la maggior parte delle neomamme, delle persone, delle donne, no? Fondamentalmente. Quindi mi sono ritrovata ad avere una bimba piccola, una famiglia, dove lavorava solo mio marito. Da donna era un pochino anche frustrante comunque non contribuire a casa, se non altro, come ripenso sempre tempi indietro, magari arrivavano le ricorrenze, e succedeva che ti piace, no? Insomma, fare il regalo a tuo marito, ma dammi i soldi che ti vado a fare il regalo. Questo per me rimane proprio il punto focale del mio cambiamento. Quindi ad oggi mi ritrovo ad aver iniziato un'attività molto gratificante, un'attività gratificante non solo a livello economico, ma proprio come donna. Il messaggio che noi stiamo cercando di trasmettere, che io cerco di trasmettere comunque attraverso il mio profilo, quello che vedete tutti i giorni, quello che facciamo tutti i giorni, è semplicemente questo. Una possibilità, un'opportunità che noi non ci siamo fatte scappare, che abbiamo provato, che abbiamo iniziato con tutte le paure, tutti i dubbi che tutte le persone possono avere, perché è una cosa nuova. È una cosa nuova e tutte le cose nuove spaventano. Ma come avete ascoltato già fino ad ora, siamo umane, siamo delle persone che hanno e avevano comunque una vita normale, tranquilla, lavorativa, tutti i giorni, quello che facciamo è quello che abbiamo sempre fatto per noi e per le nostre famiglie, ma volevamo qualcosa in più. Volevamo qualcosa in più, vogliamo qualcosa in più perché? Perché ci meritiamo di più. Quindi ho iniziato questa attività, non avevo nessunissima esperienza con i social, non avevo neanche il profilo Facebook, quindi ho semplicemente imparato. Ho imparato come si impara a fare la maggior parte delle cose. Anche fare la mamma è una cosa nuova, però lo facciamo, abbiamo imparato. Siamo delle mamme bravissime ad oggi. E l'attività fondamentalmente è un imparare, un crescere, è un'attività che è gratificante, divertente, ma soprattutto un percorso di crescita. Io non sono più la ragazza che ero prima, ancora mi definisco ragazza perché comunque mi diverto, mi piace, sono così, chi comunque mi conosce, chi vede il profilo, siamo sempre gioiose e c'è un motivo fondamentalmente, perché ogni giorno è una scoperta, ogni giorno è un giorno nuovo, non,
Fare la mamma è la cosa più bella del mondo, però ero entrata nella routine. Fare semplicemente la mamma, occuparmi della casa, occuparmi dei figli, mandare avanti le cose, punto. Si andava a dormire, la mattina si rifacevano le stesse identiche azioni. E sempre quello, sempre quello, sempre quello. Ad oggi sì, faccio la mamma, mi occupo dei miei figli, ma sono una mamma appagata, sono una donna nuova, felice, contribuisco anche io in casa. E sinceramente contribuisco, ero entrata in attività con delle aspettative, poter aiutare mio marito e poter arrivare a fine mese, perché tante donne, tante di noi comunque con i lavori, con tutto quello che facciamo, faticano ad arrivare a fine mese, non è una bugia e non è neanche una vergogna dirlo. Io non arrivavo a fine mese. E quindi per me entrare in attività significava poter contribuire e arrivare a fine mese. Ad oggi posso dire che con tutti i lavori che ho sempre fatto, perché ho sempre lavorato, penso che guadagno più di quello che avrei mai potuto guadagnare in un anno. In un anno assolutamente, perché comunque facevo dei lavoretti, no? E non erano pagati tantissimo, lo sappiamo come funziona. Quindi io, come hanno fatto anche le mie carissime colleghe, dimmi Sara, volevi dire qualcosa? E adesso chi è che chiede i soldi a chi? Chi è che tiene i soldi a chi? Allora, diciamo che guadagno più di mio marito ad oggi. Mio marito è un mio dipendente. Siamo entrambi in attività, lui è entrato in attività dopo di me. Era un po' più scettico di me, sono sincera, però mi ha sempre appoggiato. Ma quando ha visto che iniziava a guadagnare, ha cominciato a sentire, diciamo, tipo le roulette, tipo le slot machine, no? E comunque dice, a cavolo, perché diceva, questa guadagna più di me, però ad oggi, anche se lui è entrato in attività, guadagno lo stesso io più di lui. E sono molto contenta. Donna super appagata. Però il messaggio che voglio dare a tutte le persone che ci ascoltano questa sera, se anche voi avete un minimo di voglia di crescita, di conoscere, di aiutare le persone, non precludetevi questa opportunità. Tutti abbiamo iniziato con mille paure, con mille dubbi, mille domande, ma noi siamo qui per aiutarvi e per spiegarvi sempre tutto nel dettaglio, ma soprattutto siamo insieme a voi, stiamo con voi passo passo, cammino dopo cammino, perché l'attività ogni giorno ti fa crescere e noi siamo al vostro fianco. Quindi io quello che dico sempre a tutte le persone che mi contattano, che parlano con me, possibilità, una possibilità per voi stesse, perché ne vale veramente la pena. Essere felici è un nostro diritto. Assolutamente. Grazie. Sì. E come diceva Anna, siamo qui anche dopo 4 anni, quindi una continuità così non è facile trovarla. Dopo tante mamme andiamo da una stupenda studentessa, che studentessa non è più, Benedetta. Gli apro il microfono, eccoci qua. Ciao. Ciao, mi sentite? Sì. Allora, mi chiamo Benedetta e aiuto domani, compio 24 anni. Auguri, allora. Sono in questa attività da circa 2 anni e mezzo. E come ha detto Sara, io ero una studentessa universitaria e ho iniziato questo business proprio perché ero interessata all'attività più che al programma, non avevo tanto bisogno di rimanere. Poi però mi sono resa conto che in realtà c'era qualche bisogno di dimagrire e infatti mangiando il programma ho avuto anch'io i miei risultati. Quello che posso dirvi è che in 2 anni ho realizzato tantissimo, cercavo un'attività che mi rendesse libera e indipendente dentro casa. Da quando che ho compiuto 18 anni ho sempre cercato qualche lavoretto che mi permettesse di soddisfare le mie spese quotidiane, le mie spese del weekend, una cena fuori, qualsiasi cosa, qualche regalo. E quindi ho iniziato così, per arrotondare. E invece è diventato il mio primo lavoro, il mio unico lavoro.
perché mi sono laureata l'anno scorso e non ho mandato nessun curriculum dopo la laurea. E questa è una cosa che non si sente spesso, perché appena laureati tutti gli studenti via curriculum a destra e a manca, e per me non è stato così. La cosa più grande che ho potuto realizzare e di cui vado veramente tanto fiera e sono tanto orgogliosa è stato regalarmi dopo la laurea 2 mesi totalmente spesati da me, dal cibo al viaggio, ai viaggi che ho fatto lì sul posto, al corso universitario, 2 mesi spesati da me in Cina. Ho vissuto 2 mesi a Pechino grazie esclusivamente a questa attività. È stato il viaggio più grande che io abbia mai potuto realizzare e ne vado veramente orgogliosa, come ho detto, perché è stato tutto fatto da me, senza dover chiedere neanche un euro ai miei genitori. Per quanto riguarda il mio guadagno, non posso fare paragoni, perché non avendo mai fatto un lavoro normale non posso fare paragoni, però posso dirvi che rispetto ai ragazzi della mia età e rispetto a tutti i lavoretti che io ho fatto è tantissimo, è più di uno stipendio normale. E entrata in attività, i miei genitori erano un pochino scettici. E adesso però io guadagno più di mio padre, quindi non è più tanto scettico. Quello che voglio dirvi è che so che questa sera ci ascoltano un po' di ragazze e è di buttarvi in questa attività, di iniziare, perché può darvi tantissimo. Tanto può rendervi liberi e indipendenti dai vostri genitori e può permettervi di viaggiare tanto come piace a me o di realizzare qualsiasi vostro desiderio. Bene, grazie. Grazie a voi. Bacio. Anna, un'altra Anna nel team. Eccola qua, ti apro il microfono. Se ce la faccio. Sentite? Ok. Ciao. Ciao Anna. Sono Anna, per chi non mi conosce, ho appena compiuto 40 anni. E prima di svolgere questa attività, anche io avevo un'attività in proprio, avevo un negozio, un market, che mi teneva impegnata più di 12 ore. Nonostante l'avessi costruito con tanto desiderio questo lavoro, poi alla fine mi sono ritrovata ingabbiata in un'attività che comunque, sebbene mi facesse sentire un po' realizzata, perché costruire un'attività dalle proprie mani è bellissimo, ma col tempo mi sono resa conto che non avevo un minuto di tempo per me e per la mia famiglia. E, ho conosciuto questa attività grazie al programma che mi ha permesso di perdere diversi chili e mi sono avvicinata all'attività perché mi piaceva questo mondo, io vedevo le persone felici che svolgevano questa attività. E la svolgevano da casa o comunque da qualsiasi parte loro andassero, magari anche in vacanza. E per me, che stavo chiusa nel mio negozietto, era un sogno poter svolgere l'attività al mare o, che ne so, con i bimbi che magari andavano in piscina. Insomma, vedere tante mamme che realizzavano i propri sogni con questa attività. E lì ho chiesto informazioni, non avevo alcuna competenza nei social, perché nessuna di noi mi pare che ne avesse, ma ho trovato tutto l'aiuto necessario per poter svolgere questa attività. Dopo un anno e qualche mese che svolgevo questa attività, ho deciso di chiudere il negozio e di svolgere full time questa attività nei social. E un desiderio che avevo, che sono riuscita a come si dice, mi sono persa a realizzare realizzare, scusate, non mi veniva il termine, era rientrare nel mio paese di nascita, dove comunque avevo lasciato i miei genitori, i miei fratelli, perché appunto il negozio lo avevo in una località balneare. Per cui questa attività mi ha permesso di ritornare a casa e svolgere un'attività vicino ai miei parenti, vicino ai miei fratelli, che vedevo soltanto durante le festività.
per cui mi permette di guadagnare abbastanza da poter stare qua, avere la mia famiglia, insomma, godermi i familiari, fare delle vacanze che magari prima non facevo, perché non perché non ne avessi la possibilità, ma non potevo proprio farle perché dovevo rimanere a lavorare, anche perché si lavorava praticamente d'estate. E questo è bellissimo, per cui è un'attività che consiglio a tutti, perché ho trovato il supporto necessario per imparare, per crescere, per formarmi e diventare anche una bella persona, perché parlare con tante persone che hanno necessità e poterle aiutare è fantastico e si cresce tanto come persone. Assolutamente sì. Grazie. Grazie. Bacio. Assunta. Buonasera. Buonasera. Dove sei? Non ti vedo. Dai. Tocca a te. Non devi vedermi. Oh, mi racconto la mia esperienza. Io ho iniziato con Sara da Facebook, l'ho conosciuta. E ogni tanto guardavo il suo profilo con tutte queste donne meravigliose che dimagrivano e tornavano in forma. Dopo un po' ho deciso di iniziare programma e attività insieme. Io, Sara mi conosce, sono una o tutto, niente, o bianco o nero. Una cosa non mi bastava. Ho avuto subito uno splendido risultato col programma. Dopo tanti tentativi, veramente già dopo la prima settimana, completamente trasformata, e chi vede il mio profilo lo nota sicuramente, ho iniziato a lavorare. Era agosto, per chi dice trova scuse agosto, dicembre, per me non esistono scuse. Traggo sempre il meglio da qualsiasi mese e l'ho usato per coltivare, per farmi conoscere, per condividere e mostrare la mia trasformazione. E i risultati sono arrivati tutti. Io a settembre ho guadagnato quasi il doppio del mio primo lavoro, che è un ottimo lavoro che amo ugualmente, guadagno bene, e mi è sembrato un attimino di vivere un sogno. Mi sono trovata un attimo così, non mi sono messa domande, quello che c'era da capire lo sto capendo dopo man mano, ed è stato meraviglioso buttarmi così senza pensare. Come quando ti innamori di un qualcosa, tu non ci pensi, che azioni inconsciamente, e in un anno tra alti e bassi non c'è stato un giorno della mia vita in cui io non abbia fatto azioni giuste o sbagliate, cadendo e rialzandomi ogni volta più forte di prima. E oltre al programma, quello che scopro ogni giorno, che io miglioro e mi piaccio ogni giorno più, è come se io rinascessi ogni volta, dopo ogni post, migliorando, sbagliando, cadendo e rialzandomi. Ci sono stati mesi che ho guadagnato 3 stipendi di un lavoratore normale. Ci sono stati mesi che per motivi miei non ho dato il meglio di me, ma ho guadagnato lo stesso uno stipendio. E più tempo passa e più mi rendo conto di aver toccato un miracolo con mano. E quello che non mi fa dormire la notte, non scherzo, che io per mesi ho dormito sul divano, a volte vestita, non mi vergogno a dirlo. Quello che mi fa sognare, cambiare la vita delle ragazze che lavorano con me, che fanno parte del mio team. Io mi sono ritrovata ad aver perso la cosa, quando sono entrata in attività avevo perso da poco la cosa più importante della mia vita, la mia famiglia. Per me la famiglia è sacra. Però ho ritrovato un'altra cosa, ho ritrovato me stessa e un team meraviglioso che oggi rappresenta un'altra famiglia. E lo dico sempre alle ragazze: ragazze, stringete i denti, combattete, perché questa attività non solo vi cambia la vita economica, ma vi cambia dentro e nella mente. Voi dopo sarete guerriere, sarete una macchina da guerra, e pensate a quello che potrete insegnare ai vostri figli. Voi potrete insegnare ad essere energici, forti. Io potrei parlare dell'attività all'infinito.
del programma, di tutto quello che comporta. Ringrazierò tutta la vita Sara Settimi, perché se io sono entrata in attività è per la grande stima che provo nei suoi confronti, perché io prima del programma e prima dell'attività mi sono innamorata di lei, lo dirò tutta la vita. E una come me non è facile farla innamorare, ma Sara ha preso il mio cuore, la mia mente e la mia vita. Io l'adoro, lei lo sa. È stata la mia ispirazione dal primo giorno, e dico sempre alle ragazze: se tu non stimi la tua app, se tu non vuoi imitarla, se tu non le vuoi somigliare, non c'entri in attività, non riesci a stare qui sul pezzo, perché c'è tanta concorrenza, ma tu su tanto devi essere diversa. E Sara mi ha mostrato la strada, mi rende ogni giorno migliore. La ringrazierò per sempre, lo sa, come una mamma, veramente mi ha insegnato tutto. E a tutte le donne che ci pensano, a tutte le donne che sono titubanti, ci siamo passate anche noi, iniziate e non pensate, non fatevi tante domande, non fate alla vostra app, che sia io o qualsiasi altra, guadagni, fate azioni, fate, date il meglio e non pensate a quello che porterà a voi, ma quello che voi porterete alle persone che entrano in attività. Io sto cambiando la vita di tante persone, già 3-4 persone nel mio team guadagnano uno stipendio di un dipendente, ed è qualcosa che mi fa piangere, è qualcosa che mi emoziona. Ecco, io cercavo emozioni, non ne provavo più, e qua ne provo continuo, a volte mi sembra di non reggerle tutte queste emozioni, ma la cosa più bella che mi porta a questa attività è il saper di far parte di un progetto grande, un progetto immenso, di guadagnare quello che io faccio e non quello che voglio farmi. E l'ultima cosa, e vi lascio perché vi ripeto, potrei parlare per ore, qui sei tu a fermare, e tu non ti vuoi fermare, puoi fare, puoi costruire un impero. Io al mio primo evento ho avuto la mia prima visione, dopo aver parlato con Sara, non avevo fatto un cliente, avevo perso qualche chilo, ma io quando sono venuta all'evento, quando ho messo il piede al mio primo bootcamp, tutto il tempo ero come pensare a qualcosa in estasi, avevo i brividi e vedevo la mia vita. E si avvenne, dopo poco più di un anno, io sto realizzando tutto quello che ho visto in quel momento, e sono consapevole che non è ancora nulla, perché io lo voglio. E nella vita siamo quello che attraiamo, realizziamo quello che vogliamo, ma soprattutto quello che decidiamo, perché io ho deciso di avere successo e lo otterrò. Non abbiamo dubbi. Grazie Assunta, davvero una guerriera, grazie, grazie di tutto. Valentina, buonasera, vediamo di aprirti il microfono, ce la faccio, scusate, ok, ci siamo. Eccomi, buonasera. Buonasera, allora mi presento, sono Valentina, e ho 31 anni e mamma di un bambino di 4 anni. Allora, io chi ero prima? Ero una ragazza, sono una ragazza che ho sempre lavorato per esigenze familiari, quindi anche all'età di 13-14 anni ho sempre iniziato a lavorare, proprio per non pesare sul bilancio familiare di quello che erano i miei genitori, perché purtroppo si sa, la disoccupazione al sud è quella che è. Quindi mio padre lavoricchiava, ma non aveva proprio un lavoro fisso quotidiano. E quindi ho sempre lavorato dalla barista, alla commessa, fino a raggiungere, diciamo, un lavoro che sì, mi appagava forse economicamente all'età di 20 anni, però mi portava via tanto tempo, mi portava via quel tempo che magari a 20 anni avrei dovuto sfruttare diversamente. Quindi uscivo alle 7 di mattina da casa, rientravo alle 8, alle 9 di sera. Era un lavoro che ho svolto per tanti anni, ma ho dovuto poi
diciamo, voltare al termine per forza maggiore, perché mi logorava sia emotivamente che fisicamente, perché ero arrivata a pesare 47 kg, perché non ero appagata emotivamente, perché ero sempre stressata dai capi, orari strazianti, i giorni fuori casa, perché andavo via da casa il lunedì, rientravo il sabato, dormivo fuori, e ho fatto questa gavetta un po', diciamo, tra virgolette pesante. E decisi di voltare al termine con questo lavoro per iniziare quello che era, diciamo, il mio sogno, quindi il sogno di estetista. Iniziai la scuola sempre con tanti sacrifici economici, e ricordo una mattina quando presi il treno per andare, per recarmi a scuola, lasciai un bigliettino nel cassetto del comodino di mia mamma e le scrissi: diventerò la migliore estetista di successo. Ad oggi cosa è cambiato? Sto diventando una donna di successo, lo faccio per loro. Ovviamente non avrò inseguito il sogno di estetista, sto seguendo un altro sogno che mi dà soddisfazioni più grandi. Questo mio percorso, questo mio successo lo dedico a loro. Loro sono molto orgogliosi di me, ovviamente, anche se non me lo dicono, però vedo che mio padre mi segue sempre nelle dirette e mi saluta sempre, quindi io ringrazio loro veramente per avermi istruita alla vita e a non arrendermi mai. Molti mi dicono: sei molto ambiziosa. Io credo che l'ambizione sia il coraggio, è un atto di coraggio che una persona possa avere, perché non è da tutti avere coraggio, avere ambizioni, perché la maggior parte delle persone tendono ad accontentarsi di quello che hanno. E io non mi sono mai accontentata nella mia vita, ho sempre cercato man mano il gradino più alto. E oggi mi ritrovo una donna, una mamma ovviamente appagata a 360 gradi, sia a livello emotivo sia a livello fisico, perché grazie al programma ho ritrovato la mia forma fisica, perché anche la gravidanza mi aveva portato degli scompensi salutari via, e quindi grazie al programma ho ritrovato non solo, okay, il benessere fisico, ma anche il benessere proprio salutare, perché il programma, ripetiamo, è sempre un percorso innanzitutto di benessere. E per quanto riguarda il fattore economico, devo dire che ad oggi, dopo il 7 febbraio farò 3 anni che sono in attività, ad oggi guadagno quello che prima guadagnavo, credo, in 3-4 mesi, forse anche 5, e facendo orari veramente strazianti, stress di lavoro, capi che ti frustrano proprio i sentimenti, perché è così. E quindi questo è stato veramente il mio cambiamento. Quando mi fu proposta l'attività, io, a dire la verità, ci avevo già visto qualcosa di grande, anche se all'inizio forse un po' per tutte le frustrazioni subite ci credevo e non ci credevo, però quando sono entrata ho rivisto il momento in cui magari 7-8 anni fa avevo lasciato quel bigliettino nel cassetto a mia madre, e dico: questo sarà il riscatto per loro e il riscatto per me stessa. Eccolo. Grazie. Grazie. Grazie Valentina. Allora, Paola. Eccola qua, buonasera. Ciao a tutte. Allora, mi presento, sono Paola, 41 anni, mamma di 2 ragazzi, 18 e 6 anni, quasi 7. Allora, io ho iniziato l'attività nel 2015, però voglio raccontarvi un attimo di me. Allora, quando sono rimasta incinta nel 2010 del mio secondo fanciullo, sono rimasta a casa in maternità, vabbè, per non mi ricordo adesso il termine, maternità a rischio, ok, per il lavoro che facevo, perché era pericoloso. Nel momento in cui dovevo rientrare,
l'azienda, che era già in crisi, ha deciso di lasciarmi a casa. Io in quel periodo avevo preso da poco un mutuo per comprare la mia amata casetta. Che cosa è successo? Che ritrovandomi a casa ci siamo ritrovati quattro persone, uno stipendio e poi alternative. Perché? Perché io mi ritrovavo con un bambino piccolo, dovevo, scusate, mi sto andando in palla. Tranquilla. Da persona che ero indipendente a 360 gradi, perché comunque nella mia vita io ho sempre lavorato, mi sono ritrovata oltretutto spiazzata, quindi mutuo di casa, quattro persone, un solo stipendio, e io mi sono ritrovata in una condizione veramente di disagio, perché non ero abituata, io non mi definisco casalinga, non mi piace, mi rivedo un po' in quello che ha detto Anna, fatemi fare tutto tranne che la casalinga. Ho sempre amato lavorare, muovermi, stare con le persone, non mi piace fare quello che una donna normale fa in casa, anche se l'ho sempre fatto. Nulla toglie, non tolgo niente ai miei figli, penso a quello che è l'andamento di casa, eccetera, eccetera. Però in quel momento mi sono ritrovata in una gabbia. Ho cominciato a mandare curriculum in giro, a destra e a manca. Dopo due anni mi hanno scritto, mi hanno telefonato e gentilmente, quando mi sono presentata al colloquio, alla giovane età di 37 anni, mi hanno detto che ero vecchia. Quindi ho cominciato a darmi da fare in modo diverso. Nel 2015, voglio ritornare a quando ho deciso di entrare in attività. Mio marito è arrivato con la notizia, perché mi stava raccontando un patto sentito sul lavoro, e mi ha detto che ci stava un'opportunità su Facebook. Là mi si è accesa la campanella, ha cominciato la lampadina. Ho contattato immediatamente questa persona, io dovevo sì perdere chili e volevo trovare un'alternativa al posto di lavoro. E così non ci ho messo tantissimo. Io penso che da quando ho parlato con chi è venuto a casa mia per raccontarmi, per spiegarmi di come funzionava il programma e di come funzionava l'attività, ci ho messo sì e no 10 giorni ad iniziare il programma e iniziare questa attività. Ho fatto bingo. È una scelta, è una decisione che io rifarei altre 100.000 volte, perché mi dà la possibilità di seguire, cioè questa attività ti dà veramente la possibilità di seguire la vita dei tuoi figli, seguire la tua famiglia, essere libera del tuo tempo, e questa è una cosa meravigliosa, oltre alla soddisfazione che ti dà, perché comunque aiuti persone, aiuti le persone che si affidano a te, che magari iniziano un percorso di dimagrimento o che iniziano l'attività insieme a te, e vedere la loro crescita, vedere la tua crescita. Io non sono la Paola che ero 3 anni fa. Tante volte mi guardo allo specchio e quasi non mi riconosco, ma non perché ho avuto una metamorfosi, perché sono cambiata io, perché oggi sono quella Paola che si era nascosta per 38 anni. Oggi ho quella sicurezza che non avevo tanti anni fa, eppure di anni ne sono trascorsi da 0 a 38. Ne sono trascorsi tanti. Oggi sono una donna nuova, una donna soddisfatta, io mi definisco su Facebook, per chi mi segue, donna e mamma in business, perché io sono una donna e una mamma in carriera e sono felicissima di questo. Per quanto riguarda i guadagni, 3 anni fa vivevamo con uno stipendio e ce lo tenevamo caro. Oggi io guadagno il doppio dello stipendio di mio marito, più o meno,
E se faccio, se ripenso agli stipendi che portavo a casa quando lavoravo da dipendente, beh, io considerando lo stipendio di questo mese avrei dovuto lavorare 4 mesi. E questo è stupendo, perché tutto quello che fai, tutto quello che guadagni, lo guadagni nelle quattro mura domestiche, oppure ti porti la tua attività ovunque tu vuoi, e non c'è cosa più bella, soprattutto perché qui qualcuno ti dice grazie, qualcuno ti ringrazia per quello che fai, ti ringrazia perché ci sei, ti ringrazia perché l'ascolta. Se ripenso a quando lavoravo, beh, quante volte avrei voluto un grazie o sentirmi dire sei stata brava. No, per un lavoro dipendente nessuno lo fa, qui sì. Grazie Saretta. Bene, grazie, grazie Paola. Maria Concetta, buonasera. Buonasera, ciao a tutte. È sempre un'emozione essere qui, soprattutto con tutte voi, perché condividiamo insomma la nostra vita ogni giorno. La mia nuova famiglia. Allora, io sono Maria, ho 33 anni e sono una mamma di 2 bambini. Sono in attività da 2 anni e 2 mesi, facevo la parrucchiera, stavo fuori casa 15 anche 16 ore al giorno, per veramente poco. Non sono mai stata veramente fortunata con i lavori. Sono da quando avevo 13 anni che lavoro, però sono stata sempre sottopagata. Non ho mai trovato qualcosa che davvero rendesse felice, no? Uscire dal lavoro e essere felice. Perché comunque, ok, la parrucchiera, ho studiato, tutto quello che volete, però ovviamente uscire tutte le sere tristi perché i tuoi titolari ti trattavano male, era una cosa bruttissima. Io ci stavo tanto 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 male su questo, perché dicevo, guarda un po', devo lavorare per loro, non vedo i miei figli, io ho perso tutto dei miei figli i primi anni, 0 recite. Quando chiedevo un permesso mi dicevano, tu hai scelto di lavorare, ok, ma io ho scelto anche di essere una mamma, ho i miei diritti, ma non è così e noi lo sappiamo benissimo. Che purtroppo le mamme sono svantaggiate su questo, e perché io sono donna, devo essere svantaggiata quando qui dentro ho trovato un qualcosa che nemmeno da piccola, quando si sogna, no? Io vivevo in un paesino che veramente 30 persone, piccolissimo, la Sfigatella, brutta, cicciona, povera. Non mi vergogno a dirlo, perché insomma vengo da una famiglia umilissima, però vi posso assicurare che questo mondo per me nemmeno nei sogni poteva esistere. Io ogni tanto mi chiedo, ma è vera questa cosa? Lo so che non è facile. Una persona semplicissima, una persona che è stata sempre costretta, no, a far di tutto, sempre lavori onesti, per carità, per sopravvivere, e ritrovarsi così felice, perché la verità di questa attività, abbiamo tutto il tempo per i nostri figli, ok? Questa è la cosa più bella. Ma è la cosa più bella che a me potesse succedere, è che io ho riscoperto di essere una donna che valgo come tutti gli altri, che non sono la Maria sfigata, sono la Maria che è in grado veramente di fare grandi cose per lei, prima per me adesso, dopo tanti anni, mi sono presa questa rivincita, prima per me e poi di conseguenza per la mia famiglia. Ma io mai mi sarei immaginato un miracolo così grande. Pensate che io prendo, parlo anche di cifre, perché
a me non piace tanto l'ipocrisia quando si dice i soldi non fanno la felicità, ma vi posso assicurare che i soldi aiutano ad essere serene, perché anche nei momenti di bisogno, in questi giorni abbiamo visto, anche nei momenti di bisogno servono. Senza quelli non si può essere sereni nell'affrontare la quotidianità. Questo ve lo dico perché prima magari privavo i miei figli anche dei beni di prima necessità, nel senso un paio di scarpe, un paio di pantaloni. E la cosa più brutta era questa per me, perché stavo vivendo con la mia nuova famiglia le stesse cose che io avevo vissuto in passato. E non volevo questo. E ringraziando il cielo che mio marito mi ha regalato il telefono, perché io non ce l'avevo. E io non ho mai avuto un telefono, il mio primo telefono ce l'ho avuto a 18 anni. Perché me l'avevano regalato i miei compagni di classe, pensate, e da 18 fino a 23, insomma, con quel mattoncino, e poi ho conosciuto mio marito che mi ha un po', no? rivoluzionato. E mi ha regalato questo telefono, grazie a lui, ho visto questi post che per me erano veramente una novità, perché non avevo mai visto Facebook, nulla. Ho conosciuto Sara e quando, vabbè, subito io ho fatto il programma, perché sono una persona che crede tanto negli altri, devo essere sincera, anche se tanti dicono non devi avere fiducia, però io sono una persona che dà fiducia, perché non esiste solo il cattivo, esiste anche il buono. E poi vedere insomma il suo sorriso, colpire, soprattutto mi hanno colpito, lo dico spesso questo, c'era Valeria, c'era Lina, c'erano alcune ragazze che hanno parlato questa sera, in un post erano in vacanza ed erano felicissime, io le vedevo bellissime, ben vestite, dico mamma mia, queste sono principesse, no? Essendo abituata io a niente, no? E questa cosa mi ha fatto veramente ricredere tanto in me stessa. E sono felicissima, perché adesso vi posso assicurare che so che sono anch'io una persona che ha tanto da dare, che soprattutto, caspita, posso dire, posso fare quello che mi pare, sia per il tempo, e posso fare quello che mi pare della mia vita, perché ragazzi, io prendo 7, so pochi, 7 stipendi che prendevo prima, li prendo in un mese. Stando a casa, da un PC, da un cellulare, insieme ai miei figli. 7, non sono pochi, E da un cellulare, soprattutto. Quindi, quello che vi posso dire, se ce l'ho fatta io, che non sapevo fare un copia e incolla, se ce l'ho fatta io, che ero un ignorante, e tuttora non sono esperta in nulla, in tecnologia, ce la potete fare tutti. Grazie Sara e grazie a voi. Grazie a te, grazie. Come si cambia, come si cambia? Eccola! Sabrina, se avete bisogno di un posto dove l'ha lasciato lei, ce lo dirà. A te la parola. Ho anche la divisa, se volete, nell'armadio. Wow, che bello. Io continuerei ad ascoltare anziché parlare. E mentre parlavate tutte quante, mi arrivavano nelle mie chat i messaggi: mamma che bella storia, e adesso piango. Questa è la nostra attività, è quello che facciamo noi, trasmettiamo emozioni, dove quando viviamo in un mondo che di emozioni esistono solo quelle brutte, noi trasmettiamo cose belle, trasmettiamo sorrisi, solarità, tante belle cose. Vabbè, allora mi presento, mi chiamo Sabrina, ho 42 anni, ho 2 figli, un marito, ed ero un ex dipendente. Avevo quel posto fisso che tutti cercano, che tutti vogliono, assolutamente. Come ho conosciuto questa attività? L'ho conosciuto come tutte loro alla fine, fidandomi di una perfetta sconosciuta. Conosciuta su Facebook, grazie a un post,
che si chiama Sara Settini. è stato Galeotto fu quel post che arrivò in un momento particolare della mia vita, dove vivevo in un corpo che non mi apparteneva, dove non accettavo, cioè io scansavo gli specchi, e quindi ho iniziato con tutte le perplessità, con tutti i dubbi, però ho voluto provarci. Ci ho provato, e come dico sempre io, è stato il secondo sì più importante della mia vita, perché è stato quel sì che ha cambiato radicalmente la mia vita. Anche se all'inizio del percorso non pensavo che le cose dovessero andare così. Io infatti entro in attività, non faccio un bel niente per un anno, continuo a parlare di questo programma però perché lo amavo follemente, ma ero una di quelle donne semplicissime e normali che si accontentavano. Io mi accontentavo del mio posto fisso, del mio stipendio fisso ogni mese, mi accontentavo di avere la mia casa di proprietà, quindi avere una casa di proprietà vuol dire non avere spese, cioè non è che avevamo questo carico di spese enormi. E pensavo di avere tutto poi dalla vita, perché quando poi abbiamo lo stipendio che ci permette di pagare le bollette, noi siamo tutti felici e contenti, pensiamo di avere tutto dalla vita. Invece no, grazie, devo dire che sembra brutto da dire, ma devo dire grazie. Grazie ad un evento spiacevole, un po' tanto importante. Cose che... Scusate, perché continuano ad accadere cose poi nella vita che ti toccano sempre di più. Vabbè, comunque, grazie ad un evento molto brutto ho capito che la cosa che mi mancava di più in assoluto era la libertà di vivere. Di vivere gli affetti, di vivere il mio tempo, di vivermi, perché mi ero totalmente annullata. Io ero quella persona che si metteva la divisa, andava a lavoro, tornava a casa, aveva perso metà della giornata con i suoi figli e poi indossava la divisa da casalinga e quindi dovevo occuparmi della casa, dovevo cucinare e in un soffio arrivava la sera, andavo a letto con lo stesso pensiero: domani farò queste maledette cose, ripeterò maledettamente tutto quello che sto facendo. E il tempo passava così e sono passati tanti anni così. Ho iniziato a metterci la testa e il cuore in questa attività, perché in quest'anno in cui non c'ero, comunque ho visto Sara che andava avanti, ho visto Sara che aveva stravolto totalmente la sua vita e conoscevo Sara io, e quindi mi sono detta: ma perché se ce l'ha fatta lei non ce la posso fare io? Cosa ha lei più di me? Lei non ha nulla più di me, io non ho nulla meno di lei. E ci ho provato e grazie alla mia caparbietà, grazie al mio voler vivermi la vita, oggi posso dirvi che ho la divisa nell'armadio, ho detto al mio capo che io non ritorno più al lavoro, ho messo in vendita la mia casa perché io vivo distante dalla mia famiglia, vivo a 1000 chilometri di distanza, quindi è un qualcosa che mi logora da anni e adesso ho deciso che è tempo di riunirci tutti quanti e di vivere insieme. Questo grazie a questa attività. Un lavoro a tempo indeterminato, uno stipendio fisso, non mi avrebbe potuto mai permettere di fare un passo del genere. Anche perché durante la mia vita non è stato solo questo quello che è accaduto, ma mio marito ha dovuto chiudere l'attività perché ha avuto un problema fisico non indifferente. E ad oggi io posso dire tranquillamente che sono io che mando avanti la famiglia. E sono orgogliosa di questo, sono orgogliosissima di questo, non me ne vergogno a dirlo. E se io mi fossi accontentata di quel posto fisso, oggi forse saremmo veramente in una situazione molto, ma molto critica, difficile da mandare avanti. Eppure invece, nonostante tutto, nonostante anche queste lacrime, che comunque voi non volete uscire, è più forte di me, grazie a questa attività io ho imparato a sorridere, ho imparato ad essere felice,
ho imparato a divertirmi, perché noi ci divertiamo un sacco, non sottovalutiamo questo. Cioè, noi nelle chat può sembrare a botto freddo, ma non è così. Perché vedete tutte queste persone che sono qui? Noi ci siamo conosciute esattamente nello stesso modo, ci siamo tutte fidate di un'estranea. E quando penso a quelle persone che magari si rifiutano anche di accettare l'amicizia, vedete cosa vi state perdendo? Vi state perdendo qualcosa di magnifico, vi state perdendo dei sentimenti veri che si trovano con persone qualche tempo fa sconosciute, ma che adesso fanno parte della mia vita, conoscono tutto di me. Io condivido tanto tempo con loro e non c'è cosa più bella. E lo faccio come? Stando a casa, stando vicino a mio marito, stando vicino ai miei figli, svegliandoli la mattina, preparandoli la colazione, aspettandoli a pranzo, cose che prima, quelle piccole cose, ma che ci riempiono il cuore a noi genitori, che prima non potevo vivere, adesso me le vivo tutte a pieno e non permetto più a nessuno di decidere come sarà la mia vita. Proprio oggi riflettevo, noi non possiamo scegliere quanto durerà la nostra vita, perché purtroppo viviamo tutti sotto lo stesso cielo, giusto? Però possiamo scegliere la qualità che possiamo dare alla nostra vita. Io su questo vi voglio far riflettere. Grazie Sara, grazie di questa splendida opportunità. In quel sì, il primo sì l'ho detto a mio marito, il secondo l'ho detto a te. Beh, siamo moglie e moglie. Grazie, grazie. Che emozione, che bello. Sono felice, noi battiamo tanto sul dire a volte quanto ti costa lo stipendio alla tua vita. Questo l'abbiamo capito qua dentro. Una cosa che mi è venuta fuori, ho ripensato, io conosco la vita di tutte queste donne, i loro alti e bassi, le loro brutte evenienze che sono successe nella loro vita, è successo anche a me. Una cosa che ha fatto la differenza nella nostra vita è proprio questa attività, che ci ha dato la possibilità di reagire diversamente a tutto quello che è successo nella nostra vita. Questa è una cosa fondamentale, perché nella vita non possiamo prevedere quello che ci accadrà, possiamo decidere come affrontarlo, possiamo decidere quello che sarà poi il futuro, perché il presente è successo, non possiamo. Possiamo solo veramente sorridere, essere forti, le nostre potenzialità sono infinite. Se una donna ne ha mille, mille donne ne hanno un milione. Ed ecco perché amiamo questa attività e vogliamo coinvolgere più persone possibili. Perché tu che stai là dietro e hai paura, e ti senti sola, ti senti annoiata, ti senti stufa, tutto quello che abbiamo passato noi, se è così, c'è un perché. Stai scoprendo e stai ascoltando qualcosa che cambierà la tua vita e che a noi la sta cambiando da 4 anni. Siamo qui con te, siamo qui per te, siamo qui per accompagnarti e non ci fermeremo mai più. Perché la forza, una volta che la senti, la puoi più abbandonare. Grazie, grazie per chi ha seguito fino adesso, grazie a voi di esservi raccontate, di essere state con noi, grazie di aver accettato l'invito e grazie di esservi raccontate. Siete delle donne unstoppable. Bacio! Allora... mi sono emozionata anch'io, adesso spengo un attimo la registrazione. Buonasera a tutte!